La fortunata edizione di Argillà 2016 è stato un successo non solo per la cultura faentina, ma è stata un'ottima occasione anche per il turismo in città. A confermarlo sono gli operatori del settore, che hanno visto un notevole incremento di clienti durante le giornate della manifestazione. Noi siamo andati benissimo, era sia dal 28 di agosto che eravamo pieni. Le prenotazioni principalmente erano del museo, le altre camere sono state vendute a walk-in passanti e l'Argillà è sempre bellissima, abbiamo avuto un riscontro positivo anche da parte del cliente. Ho avuto clienti sia stranieri che italiani? Sì, certo, la maggior parte stranieri diciamo. Ok, da che nazioni? Francesi, coreani, tedeschi, un po' inglesi e anche italiani. Ok, quindi insomma contenti e sperate che sarà così anche per la prossima edizione? Certo. Sì, abbiamo lavorato con molti turisti, pur essendo fuori dal circuito delle bancarelle, però comunque c'è stato un bel giro, turisti interessati ai negozi e anche noi abbiamo lavorato con la caffetteria. Quindi appunto soddisfatti? Sì, assolutamente sì. E ritengo che Argillà sia una bellissima manifestazione per la città di Faenza, un grandissimo richiamo anche da fuori. E per quanto riguarda l'attività del Corona, devo dire che comunque c'è stato un afflusso maggiore. Sì, appunto mi diceva mattina, insomma, sia per quanto riguarda il giorno, per quanto riguarda le colazioni, per quanto riguarda la sera, e comunque è molto molto bello lavorare anche con le persone straniere, perché ce n'erano parecchie. Appunto vi sono arrivate magari richieste, una curiosità, richieste di cose particolari, magari che solitamente non preparate, magari da clienti stranieri, questa è una curiosità? No, assolutamente, abbiamo un menù e comunque si sono consultati con quello che normalmente proponiamo. Ok, comunque ecco, anche secondo voi, da parte vostra, Argillà si conferma un evento anche per quanto riguarda il turismo molto importante? Importantissimo, sì, decisamente.